Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. È la novità cristiana, è la differenza cristiana, pregare e amare. Ecco quello che dobbiamo fare, e non solo verso chi ci vuol bene, non solo verso gli amici, non solo verso il nostro popolo, perché l'amore di Gesù non conosce confini e barriere. Il Signore ci chiede il coraggio di un amore senza calcoli, perché la misura di Gesù è l'amore senza misura. Quante volte abbiamo trascurato le sue richieste, comportandoci come tutti, eppure il comando dell'amore non è una semplice provocazione, sta al cuore del Vangelo. Sull'amore verso tutti non accettiamo scuse, non predichiamo comode prudenze. Il Signore non è stato prudente, non è sceso a compromessi, ci ha chiesto l'estremismo della carità. È l'unico estremismo cristiano lecito, l'estremismo dell'amore.